Stare di Godio, siamo qui con il presidente della Prolocco, Enrico Barrichello. Enrico, una stupenda location, cosa succede? Cosa succede? È una delle manifestazioni culturali che la Prolocco di Castello di Godio propone, oltre a quelle consolidate che magari hanno connotati più folcloristici, però è vero anche che la Prolocco organizza anche questi appuntamenti culturali, oltre alla mostra dei quadri che faremo durante la Sagra Patronale e altre manifestazioni di carattere culturale. Ecco che la Prolocco propone questo appuntamento importante, che è una rievocazione storica della vita da campo di soldati del 1200 in un contesto, come diceva lei, straordinario, che è quello della chiesetta del parco, della chiesetta di San Pietro, questa chiesa dell'età paleocristiana, costruita proprio per volontà del primo vescovo di Padova e quindi con una storia lunghissima e quindi, come dicevamo poc'anzi, con un contesto straordinario, questa rievocazione che dà vita alla vita quotidiana praticamente dei soldati del 1200 in giochi, allenamenti, simulazioni, eccetera. Ecco, questa è la straordinaria capacità di quel motore che si chiama il corteo storico Godego in cornice, che la Prolocco organizza ogni 4 anni e che dà vita anche a questi tipi di manifestazione. Abbiamo provato a inserirla lo scorso anno, purtroppo è andata male con il tempo. Quest'anno il tempo ci ha graziato per metà, perché ieri è stata una giornata un po' non tanto delle migliori, però oggi insomma la giornata è bellissima e promette bene anche dal punto di vista della presenza dei visitatori. Va ricordato anche che è inserita in un contesto che è quello del percorso ciclopedonale, che è il sentiero degli Ezzelini, quindi insomma la visibilità c'è ed è molto molto apprezzata da questo punto di vista. Anzi, nel giro che mi hai fatto fare attraverso le tende, attraverso il campo d'armi, ho notato una preparazione minuziosa, gente che fa il sapone, gente che forgia armi, giochi e quant'altro, quindi una preparazione che non è solamente ludica ma anche storico-sociale. Sì, hanno una ricercatezza straordinaria questi ragazzi, queste persone che si preparano e fanno degli allenamenti, preparano minuziosamente anche tutti quelli che sono gli oggetti. Poi va ricordato che anche ieri questi ragazzi erano presenti anche presso la scuola secondaria di Castello di Godo a fare delle dimostrazioni, si parlava di storia, io ero lì presente, si parlava davvero di storia e i ragazzi erano incuriositi, quindi c'è dietro una raccolta, uno studio reale di quello che accade. Qui viene dimostrato quello che effettivamente accadeva nel 1200, nel 1300, quindi davvero c'è una storia dietro, c'è uno studio e queste sono persone preparatissime che danno vita proprio a questo spettacolo straordinario di rievocazione storica.